Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa, la zuppa di porro di oggi, martedì 21 giugno. Vediamo quali sono le cose principali dei giornali. Beh, tutti i giornali oggi godono come dei ricci sulla questione di Virginia Raggi, perché Virginia Raggi, il sindaco di Roma, è finito sostanzialmente la prima parte del dibattimento, scusatemi, della fase del processo al suo ex Rasputin, come qualcuno lo definisce, Marra, Raffaele Marra. E beh, insomma, si sostiene che i PM di Roma, tra cui molto serio è questo Iero, potrebbero, no, non so se Iero è sulla Consip, vabbè, comunque insomma questi PM molto seri di Roma potrebbero rinviarla a giudizio e quindi apriti cielo. Il motivo è per due contestati reati, abuso d'ufficio e falso. L'abuso d'ufficio, state attenti, deriverebbe dal fatto che la Raggi avrebbe nominato come capo della sua segreteria questo signor Romeo, e questo signor Romeo, diventando capo della sua segreteria, avrebbe avuto il suo stipendio triplicato, sarebbe arrivato a, pensate un po' voi, 90 o 100 mila euro all'anno. Va bene? L'abuso d'ufficio è perché un sindaco nomina una persona di sua fiducia capo di segreteria. Questo è l'abuso d'ufficio. Quindi noi tutti contro la Raggi, fate tutti i fenomeni contro la Raggi. Poi dopo, quando uno si nomina di centrodestra o di centrosinistra, ne fa di tutti i colori, però rispettando la legge, allora quello va bene. Rispettando la legge non è la legge, sum iura, summa iniura, una cavolata di questo tipo, ma è il diritto, ci ha rotto le balle. Non è possibile che se tu nomini capo segreteria una persona che poi si può anche dimostrare un delinquente, ma solo per quel fatto tu sia poi delinquente, non so perché Romeo. Vabbè, seconda questione, falso perché la Raggi avrebbe detto una bugia all'anticorruzione interna, e la bugia sarebbe nel fatto che sarebbe stata lei a decidere la nomina di Renato Marra a capo di Dipartimento del Turismo e non il fratello di Renato Marra, che è Raffaele Marra, uomo potente che era assistente della Raggi. Quindi è la bugia il motivo per cui lei è indagata, cioè il falso, non per il fatto che c'è il fratello del suo assistente che diventa capo del Dipartimento Turismo ed evidentemente aveva le regole. Allora, quello che mi fa girare le balle è che bisogna difendere la Raggi, chiaro? Bisogna difendere la Raggi. Non è possibile che un sindaco eletto col 75% dei voti dei romani, 75% dei voti dei romani, io non sono certamente, non posso essere accusato di essere un grillino. Non è possibile che il fatto di aver nominato come capo segreteria e aver avuto questo signore non 1 milione di euro, 100 mila euro, ci abbia un abuso d'ufficio, e che all'ANAC lei abbia detto una bugia, hai detto una bugia, ma ti metto in galera. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Poi i giudizi politici sono completamente diversi. Io non sono un fan della Raggi, penso che stia facendo dei casini a Roma, penso che non stia risolvendo nessuno dei problemi che peraltro c'erano anche prima, anzi sia un'ideologica. Va bene? Io trovo che sia incredibile, e questo scrive anche Claudio Cerasa, per cui oggi faccio tutta questa spatafiata, perché Claudio Cerasa dice: ragazzi, noi rimaniamo garantisti anche oggi, e si toglie Claudio, il direttore del Foglio, si toglie anche un sassolino dalle scarpe. Scusatemi, e come eravate voi del Movimento 5 Stelle con i ministri che venivano indagati? Eravate altrettanto garantisti? Siete garantisti soltanto con la Raggi. C'è questo discorso, ha ragione Claudio Cerasa, quindi condivido la posizione di Cerasa, però abbiate pazienza, questa roba che la Raggi dovrebbe dimettersi per il fatto che c'ha un abuso d'ufficio per il capo segreteria o ha detto il falso all'anticorruzione, ragazzi, veramente meglio. Sapete cosa? In questo paese nessuno, ma nessuno vorrà fare l'amministratore locale. Con questo abuso d'ufficio, essere sputtanati da tutti i giornali, da tutti quanti i tuoi amici, eccetera, per l'abuso d'ufficio è una roba pazzesca, pazzesca. La rivincita del Cavaliere, Maurizio Crippa, oggi sul Foglio, dice: ragazzi, forse non ve ne state rendendo conto, ma domenica troveremo la destra che cresce, il centrodestra del Cavaliere che vince. Non lo so, vedremo domenica. Ma è molto divertente il pezzo del sole, del Foglio. Beh, poi l'altra questione della giornata è la vicenda della cosiddetta spending review. E qui siamo di fronte non a un abuso d'ufficio, ma dovremmo arrestarli i giornali che titolano 30 miliardi di spending review. Ovviamente scherzo sull'arresto, però voi mi capite bene. Arrestati, dovremmo arrestare chi fa il titolo. Se noi sospendiamo dall'ordine dei giornalisti Filippo Facci perché vuole rivendicare l'odio nei confronti
confronti dell'Islam, il giornalista che titola che sono stati fatti 30 miliardi da spending review deve essere preso e portato in galera senza processo. È una minchiata che ha detto il deputato del PD Gutke, che è il sesto commissario in 5 anni della spending review. È un leak, è una falsità, non è vero, non ci sono 30 miliardi, perché se ci fossero 30 miliardi della spending review, oggi noi potremmo ridurre le tasse, bere lo champagne, fare tutte cose che non possiamo fare. È un titolo falso quello che leggete purtroppo oggi sul Corriere della Sera e non solo sul Corriere della Sera. Non ci credete? Leggetevi Oriori, certo, il Sole 24 Ore ha la prudenza tipica del grande giornale, diciamo, dell'establishment, ma se leggete Alberto Oriori, dice che... stiamo parlando di risparmi che sono molto ma molto ma molto inferiori. Oggi Repubblica dice che i risparmi sono 3,5 miliardi, cioè gli unici risparmi, sapete di quali sono? Della Consip, una roba che ha fatto Cottarelli e che è stato cacciato via calci nel sedere da là, cioè l'acquisto unificato, la Consip di cui è amministratore delegato quel Marroni che ieri vogliono far fuori i renziani, non si capisce per quale motivo, dopo che l'avevano nominato dal Giglio Magico, lo nominano e poi lo vogliono far fuori. Ma ieri PD e Forza Italia si sono uniti in Parlamento per non dare la sfiducia a Lotti, quindi io la vedo male per questo. E Domenico, hai ragione, la fake news di oggi si chiama 30 miliardi di spending review. Tra l'altro oggi sul Corriere della Sera, qui capisci tutto, oltre ai 30 miliardi come titolo, c'è un'intervista a Gutkel, e oltre ad esserci un'intervista utile, questo è Gutkel, uomo McKinsey, ha fatto una slide, e come sempre avviene, come ha fatto Renzi nell'inizio del suo mandato, capendo zero su come si fa politica secondo me, la slide diceva 30 miliardi di spending review. Falso! Falso! Sì e no, 3 miliardi e mezzo! Sì e no, 3 miliardi e mezzo! E fatti da Cottarelli! Perché i 3 miliardi di spesa, cosa sono 30 miliardi? Sono capitoli eliminati o ridotti? Ma come ci spiega Orioli? Se io tolgo 10 miliardi alla sanità, come è stato fatto, non sono 10 miliardi di risparmi se poi aggiungo altri 10 miliardi come investimenti alla sanità. È chiaro? Quindi non hanno risparmiato nulla. Hanno forse tolto qualche capitolo, spostato qualche materia. Niente, zero. Non diciamo minchiate. Oggi in un colonnino invece mi leggo sulla questione Consip che sapete chi dovrebbe essere il sostituto di Marroni, attuale amministratore delegato della Consip, unico ente che grazie a Cottarelli gli ha fatto risparmiare qualcosa? Sapete chi dovrebbe essere il suo successore? Gutkel. Ultima riga di 20, un colonnino di 20 righe fatte oggi, informate, fatte oggi dal Corriere della Sera. Gutkel dovrebbe sostituire Marroni. Gutkel che dice che ci sono 30 miliardi di... vabbè, insomma, no? Il cortocircuito vi è chiaro. Poi dopo facciamo gli abusi d'ufficio. Questo non è un abuso d'ufficio, questo è un abuso di credulità popolare. Va bene? Poi, ultima cosa, ovviamente, è come sempre lo Ius Soli, e io qui sullo Ius Soli oggi vi leggo soltanto Sabino Cassese, il grande giurista italiano, insomma il grande uomo delle istituzioni, oggi scrive sul fondo del Corriere della Sera, me lo sono appuntato perché voglio essere preciso, il fenomeno della popolazione mondiale che vive in un altro paese diverso da quello di cui è cittadino, insomma gli immigrati che non hanno una cittadinanza, per farla semplice, il fenomeno della popolazione mondiale che vive in un altro paese diverso da quello in cui è cittadino, in Italia rappresenta soltanto un dodicesimo, solo un dodicesimo sostanzialmente in Italia rispetto a un decimo, a molto di più, sono i cittadini di altri paesi, i residenti di altri paesi che non sono cittadini di quei paesi. In Italia, sentite qua, questa è la nota fondamentale di Cassese, in Italia il fenomeno è molto meno preoccupante che altrove. Il fenomeno in Italia è molto meno preoccupante che altrove. Cosa vuol dire che è molto meno preoccupante che altrove? Cioè Cassese ci dice che dobbiamo adottare lo Ius Soli, ma che il fenomeno di stranieri in terra nostra in Italia è meno preoccupante. Il concetto è che dagli altri parti quindi è preoccupante, quindi se è preoccupante da altre parti, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare come gli altri e iniziare a preoccuparsi. Cioè è una contraddizione logica di scrittura. Io dico, invito a leggere questa roba qua e mi dite che cosa ci aveva per la testa ieri Cassese. Certo, un passaggio, se il fenomeno è preoccupante, noi perché dobbiamo agevolarlo? Un fenomeno preoccupante io cerco di non farlo, di non agevolarlo. Invece per Cassese il fenomeno preoccupante bisogna incentivarlo. Bene, io direi che per oggi è tutto, sono passati 9 minuti e 47, vi do appuntamento a domani e vi invito a
a vedere e a condividere sempre la zuppa di Porro, oppure guardarla su YouTube e sul mio sito, vi ricordo, nicolaporro.it. Ciao!